Erano molto tecniche, le avevo provate in allenamento quest'inverno e meno male perché me le ricordavo bene e è lì dove ho guadagnato più tempo e sono riuscito a rimanere davanti, peccato che mi hanno ripreso veramente ad un chilometro dall'arrivo, non ne avevo più, non so che cosa c'è, ma in pianura non riesco a far girare la bici e è un peccato perché avrei meritato di fare un terzo posto almeno. Oggi era una tappa pericolosa per Domenico, perché le discese, la strada stretta, le ammiraglie che non sono mai là, quindi per qualsiasi problema tecnico si poteva buttare all'aria un Giro d'Italia, invece è andato tutto bene, è arrivato davanti, sono molto contento perché domani è una bella tappa per lui e credo che ci saranno sorprese, magari qualcuno andrà in crisi, invece lui sono convinto che con la gamba che ha e la condizione che ha potrà rimanere tra i migliori se non attaccare nel finale. Domani farò il massimo per Domenico. E la prossima settimana, dopo il giorno di riposo, sicuramente mi vedrete di nuovo all'attacco.